Oggi vi farò vedere come costruire un gancio antistress per mascherina chirurgica. In pratica, capita che gli elastici della mascherina, a lungo andare, tirando continuamente nella parte interna dell'orecchio, dopo un po' creano una tensione ai muscoli, dietro l'orecchio e creano dolore all'orecchio stesso, no? Tanto ho pensato di fare questo gancio, è in gomma, antistress, e questo serve per alleviare la tensione degli elastici attorno all'orecchio. E prima di tutto ci dovremo fare una dima in cartone, con una cucitrice creiamo una cosa di questo tipo, no? Con dei tagli, poi vi farò vedere. E poi ci costruiremo la parte finale del nostro gancio con una serie di attrezzi che ora vi farò vedere. Quindi una mascherina chirurgica, una cucitrice, un set di pinze da calzolaio, sono una foratrice e delle crimpatrici per bottoni, comunque, insomma. Una forbice, un cartoncino che ci servirà come test per la misura e una striscia di gomma che si può reperire da ferramenta. Non tutti questi materiali sono assolutamente indispensabili, si può usare anche altro materiale o altri attrezzi per fare le stesse cose. Ora vi faccio vedere come si fa. Allora, innanzitutto prendiamo un cartoncino che ci servirà per avere una misura tipo per poi costruire sulla gomma il nostro gancio antistress. Prendiamo un cartoncino, lo appoggiamo dietro la testa, tra le due orecchie, e troviamo una misura tipo. Poi incidiamo, io l'ho già fatto, ma incidiamo una specie di V sul cartoncino. E qui andremo ad agganciare il nostro elastico. Ok? Poi in realtà nella striscia di gomma andremo a fare dei fori con la foratrice per cintura, usando il foro più piccolo. Quindi sull'altro lato invece andremo a ripiegare il cartoncino e lo fermeremo con la cucitrice. Una volta ottenuto un cartoncino delle dimensioni adatte, quindi dopo averlo provato anche sulla mascherina, potremo costruire effettivamente la nostra striscia in cartone allo stesso modo. Quindi prenderemo una lunghezza tipo quella del cartoncino più il pezzo rivoltato e cucito. Faremo la stessa cosa, quindi taglieremo il cartoncino a questa distanza. Io lascio un attimino di più, così. Dopodiché questa parte andrà rivoltata e cucita anch'essa con la cucitrice. Ovviamente non sarà
massimo della solidità, tanto è vero che ho previsto di eventualmente di mettere uno di questi bottoni. Insieme a proprio infatti da solo, quindi dovremmo fare un foro della dimensione metallo, potrò andare ad inserire il nostro bottone, ci riesco, crimpiamo e questo è l'aspetto. Il nostro elastico andrà a cadere qui. Ok? Dopodiché faremo degli altri fori rispettivamente dove andranno a finire i nostri tagli, questo per inserire il rodi in una posizione adatta. Dopodiché sarà sufficiente fare un taglio obliquo fino ad arrivare al foro. Questo è il primo taglio, poi facciamo il secondo.
questa parte sarà la parte quella fissa, mi trovo meglio da questo lato, quindi la metterò. Una volta tirato l'elastico, questo andrà dentro i fori. Ecco, e da qua farà fatica ad uscire. Dopodiché si mette la mascherina e le si aggancia al bottone. E questo sarà il nostro antistress per la mascherina. Ecco, questo è il risultato finale. Questa è la nostra mascherina. Andrà indossata così, sull'orecchio da una parte, sull'orecchio dall'altra, e poi si prende l'elastico, lo si allunga al nostro bottone. Il risultato finale sarà questo. Quindi agganciato di qua in modo fisso e di qua invece in modo, diciamo, mobile. Dove chiaro, se volete farlo molto più lungo, che una volta sganciato da qua, lasciare l'orecchio e sganciare dall'altro lato. Diciamo, questa parte in gomma farà da peso in modo tale che la mascherina vi resti appesa all'orecchio. Questo vi consentirà di togliere la mascherina senza doverla toccare per forza, insomma, ed è veloce da rimettere. Lo si ripassa nell'orecchio e lo si aggancia. Buona mascherina a tutti.